Verbale del seggio centrale procede alla determinazione dei voti ponderati di ciascun candidato alla carica di Presidente della Provincia. A tal fine l'ufficio elettorale riporta, per ogni fascia demografica, i voti attribuiti a ciascun candidato Presidente. Determina poi il numero dei voti ponderati di ciascun candidato Presidente moltiplicando per ogni fascia demografica e demografica il totale di tutti i voti validi. Somma quindi per ciascun candidato i voti ponderati di tutte le fasce demografiche. Determina successivamente la graduatoria decrescente dei voti ponderati di ogni candidato Presidente e, tenuto conto che nel caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane e ottiene i seguenti risultati. Posizione in graduatoria numero 1, Mormile Mario Amedeo, con 48.529 voti ponderati. Secondo, Fiorita Nicola, con 38.863. Sulla base della graduatoria dei candidati alla carica del Presidente della Provincia, di cui al paragrafo precedente, il Presidente dell'Ufficio elettorale accerta che il candidato il signor Mario Amedeo Mormile ha riportato, fra tutti i candidati, il maggior numero di voti ponderati. Pertanto, il Presidente, alle ore 12.30 del giorno 29 settembre 2022, proclama eletto la carica di Presidente della Provincia di Catanzaro il signor Mario Amedeo Mormile, nato a Catanzaro il 17 agosto 62.